Buonasera e benvenuti alla Domenica Sportiva e le merendine di maggio non torneranno più. Era l'11 settembre 1983 e a Beirut arrivavano tre navi da guerra americane con 2000 Marines che si univano alla forza multinazionale. Mentre alla festa dell'amicizia di Fiuggi, il segretario della DC Demita diceva: «Io non credo che oggi nella DC ci siano ragioni per dividerci, perché non esistono ragioni per una contesa sulla gestione di una politica che ancora insieme non abbiamo ricercato». Al Salone Video Hi-Fi di Bologna viene lanciato in grande stile il Compact Disc, il film Prénom Carmen di Jean-Luc Godard vince il Leone d'Oro a Venezia. Ma soprattutto allo stadio Partenio di Avellino, Avellino, Cervone Osti, Vullo, Schiavi, Favero di Somma, Barbadiglio, Tagliaferri, Bergossi, Colomba, Limido, Milan, Nuciari, Gerez, Evani, Tassotti, Spinosi, Baresi, Icardi, Blissett, Battistini, Verza, Damiani, arbitra il signor Ciulli di Roma. In una giornata di sole, terreno di gioco in buone condizioni, 36.000 spettatori per un incasso record di 359.131.500 lire. Prego ora la regia di mandare l'RVM inerente a Avellino Milan 4-0. Doveva essere il giorno di Luther Blissett, anglo-giamaicano, 27 gol, ex superman del Watford e del campionato inglese. Lo stopper Luciano Favero lo ha riportato alla realtà del calcio e delle difese italiane. È stato invece il giorno di Geronimo Barbadiglio, 53 presenze nella nazionale peruviana, formidabile trazione anteriore. 7 gol lo scorso anno, 1 oggi, ma la sua zampa nera è in tutte le azioni più belle. Alla mezz'ora il primo gol, il liscio è di Evani. Bergossi non si lascia sfuggire l'occasione e macina velocemente verso rete. Inutile il recupero dei difensori e l'uscita dell'esordiente Nuciari. Il Milan reagisce in pressing rabbioso, ma l'Avellino colpisce di nuovo in contropiede. Il lancio preciso è per Barbadiglio, che beffa la difesa rossonera, e Nuciari, che riesce solo a sporcarsi le dita. Rabbia, imprecisione, nervosismo. Nel secondo tempo del Milan c'è tutto. Eccoci qui, buonasera Geronimo Barbadiglio. Buonasera. Buonasera, grazie mille di essere intervenuto. Che tipo di giocatore era Geronimo Barbadiglio ai tempi dell'Avellino? Un funambolo, un attaccante, un uomo d'area di rigore, ma anche da manovra, no? Beh, io sempre mi distaccavo per me, praticamente la tecnica individuale. Era difficile che il difensore poteva riuscire a poter togliermi il pallone. Ecco, e quanto contava la pettinatura afro in tutto questo? Perché comunque disorientava il difensore, gli spostava un po' il baricentro, quindi immagino che fosse anche tecnicamente rilevante, voglio dire. In questo caso penso che al difensore non tanto lo disorientava. Magari io quando giocavo mi sentia più pesante, per quello che io ho dovuto tagliare dopo il capello. Come ci è arrivato ad Avellino? Beh, io mi ricordo in quell'anno, l'ultimo anno che ho giocato in Messico, che mi ho vinto lo scudetto, aveva due offerte, un'offerta in Spagna e un'offerta in Italia. Da lì ho deciso di venire a giocare a Italia perché mi aveva contattato un impresario che aveva portato qua a Giuarì. Quando sono arrivato giusto in quel periodo, era il periodo di un anno prima del precedente terremoto. Comunque Avellino non solo aveva una grande squadra di calcio in quel periodo, ma proprio la città di Avellino era una specie di laboratorio politico-culturale, diciamo, dell'Italia del tempo. Per esempio, lei ha mai conosciuto Demita? Sì, Demita sì, perché Demita era uno della gente importante nell'Avellino, dello quale sempre stava in tribuna d'onore, inclusive faceva la cena a casa sua, lo invitava allo giocatore più importante della squadra, no? Ecco, lei è stato a cena a casa di Demita? Sì, sì. E che ricordi ha di questa serata? Beh, una persona intelligente, una persona capace di passare una serata insieme con lui, perché te parla, diciamo. Sì, in compagnia. Ecco, io vedo però delle pregevolissime magliette d'epoca. Sì, vogliamo vederle un attimo. Questa storia. Iniziamo da questa qui gialla. Ecco, ci dica qualcosa di questa splendida maglietta. Beh, questa è una maglietta che praticamente io ho giocato in Messico con l'Università Autonoma di Nuovo León, che si chiama Los Tigres, dello quale ho vinto circa di 5 scudetti. 5 scudetti? 5 scudetti con quella società, dopo di cui praticamente ha sido ritirata, ossia che attualmente nella squadra dello Tigre, che sta in Serie A, non esiste più il numero 7.
Qua c'è una maglietta che farebbe invidia a una pop star londinese, è meravigliosa. Un tessuto anche arcigno, sì, giustamente, perché queste sono dell'epoca. Il calcio è gioco maschio, giusto, quindi giusto, non è giusto. Questa è una maglietta di allenamento della nazionale peruviana prima di arrivare al Mondiale di Spagna. Qui una formazione del Perù. Questa è una formazione del Perù, dove fu la. Senta, le spiace se l'appendo qui, perché è un po' smorto. E sta in porta Quiroga. Quiroga, mi ricordo la figurina, era introvabile. La figurina di Quiroga era introvabile. Chumpitas, sta Olacea. Un sacco di. Sta Oblita. Indimenticabili. Julio César Uribe, tutto quello questo. Senta, però, ma è vero che la chiamavano El Patrullo? Patrulla. El Patrulla, ecco, e perché? Che cosa vuol dire? Ma El Patrulla, giustamente, aveva un programma televisivo dove quale c'era questo patrulla, questo patrulliero che. Che vuol dire, che, diciamo, poliziotto. Poliziotto, dello quale questo si impegnava tanto della corsa, di tutto questo, no? Aveva la pettinatura afro. Sì, aveva la pettinatura afro. Allora, adesso io pregherei la regia di rimandare in onda, se possibile, la rete di Patrulla Barbadillo contro il Milan, perché dopo vorremmo un attimo analizzare dal punto di vista tecnico e anche tattico. Rivediamo il filmato, grazie. Allora, Limido penetra come un burro nel centrocampo milanista che non reggeva assolutamente niente. Ti vede che stai scattando, tacchete e ti serve. A quel punto tu controlli la sfera, dribbli Tassotti, e fuori. Fuori. Carissimo Geronimo Barbadillo, è stato un piacere averti qui alla Domenica Sportiva e le merendine di maggio non torneranno più. Buonasera a tutti, grazie, arrivederci.